io sono stata bambina, anzi sono stato bambino. Sono stata per la società diversamente abile, non dal punto di vista motorio o fisico, ma dal punto di vista mentale. Perché dentro al corpo di quel bambino c'era alla fine un cervello di una bambina. Ha preso un paio di scarpe miei con i tacchi, perché io allora ero giovane e portavo i tacchi, e se li è messi ed è caduta dalle scale, si è fatti due bel noccoli. Però da lì a poi vedevo, giocava con le sue sorelle, però io forse avevo gli occhi sporchi e non riuscivo a guardare, a vedere la verità. Se non che sono andata dai medici per vedere se si poteva fare qualcosa, forse l'ho anche rovinata perché gli ho fatto fare delle cure. I suoi ormoni erano giusti, solo che quelli femminili erano triplicati, quindi non c'era una cura che potesse abbassarli praticamente. E poi mia figlia ha deciso di andare via da casa, io questo non l'ho sopportato. E l'andavo cercando ovunque lei si trovasse, dalle amiche. Trans non ci si diventa, trans ci si nasce, non ci si diventa. Noi trans siamo delle bambine intrappolate nei corpi dei bambini. Quello che non si è ancora capito è che comunque noi trans non siamo degli uomini che si vestono da donne, ma siamo delle donne che siamo nate in un corpo da uomo. A me mi passa una macchina con dei ragazzi, tra amici, e o tirano bottiglie di vetro o di birra, o tirano pietre, uova, ti sgridano, ti chiamano frocio, gay, travestito, di qua e di là. Oggi molte ragazze transessuali si prostituiscono, ma lo fanno perché sono condizionate al lavoro, al fatto che non trovano lavoro, e magari perché vogliono arrivare più in fretta a trovare il loro equilibrio. Per trovare un lavoro ho dovuto sudare, ho dovuto fare milioni e milioni di colloqui, metà che sono andati non male, malissimo, solamente perché magari le persone sono interessate più a quello che ho in mezzo alle gambe, ma non a quello che so fare. Anch'io sono stata una escort, proprio perché comunque non riuscivo a trovare lavoro nonostante i titoli di studio. Ma una può fare tutto, io faccio la pastorella, che cosa c'è di male? La sera posso fare anche la... anzi la sera vado a raccogliere i funghi nei boschi, che cosa c'è di male, scusa? Una casa, se vado io a chiedere mi costa 1.000 euro, se va lui una persona tra virgolette normale gli costa 400. Per semplice motivo perché uno pensa che si può prostituire in quella casa e può fare un guadagno, allora cosa diventa? Favoreggiamento alla prostituzione? Pensano che comunque noi siamo il nocciolo dove possiamo creare dei disagi. Basta che dici trans, la gente pensa prostituzione, delinquenza, droga. Siamo solo feccia per la società. Io sono per le coppie civili, sono per le unioni civili. Non sono d'accordo all'adozione per le coppie di fatto. Io ho adottato un bambino a Brasile che ora è con mia mamma, io sono in Italia, però è una storia bellissima perché tutti i giorni della mamma ci vado a Brasile. E posso dire che i bambini sono la cosa più bella, più tenera e più dolce al mondo, ma proprio perché sono ingenui, i bambini parlano. Quel bambino, bimbo delle due mamme e bimbo dei due papà, sarà un bambino a cui verrà detto ogni giorno, per tutti gli anni, avrà sempre questi compagnetti che gli diranno: tu hai due mamme, tu hai due papà, tu hai due mamme, tu hai due papà. Io sono stata un bambino a cui gli veniva detta: sembri una femminuccia, sembri una femminuccia. Io ritornavo a casa piangendo. Le lotte facciamole noi, non facciamo crescere bambini. Sì, con tanto amore, con una famiglia, ma infelice. Per me la zia è come se fosse una mamma, una seconda mamma, che assomiglia a Barbie. Che le trans vogliono dire che non faranno mai male ai bambini perché sono così buone e generose. Anche se sono trans o no, per me sono uguali a tutti gli altri. Chi li critica è subito ignorante. Non permetto a nessuno di chiamarmi una ragazza che strumentalizza i bambini fino a plasmare la loro psiche e farli desessualizzare. Non si possono abbandonare i figli. Se li abbandoniamo noi che siamo i genitori, li abbiamo persi per sempre.